Un libro di Alba Scaramucci Solice al Gartner Franchetti che si intreccia con la storia della città, le conquiste e i diritti delle donne. Questa sera è un libro particolare rispetto agli altri, è particolare perché è sotto forma di epistolario, sono delle lettere rivolte alla baronessa e abbiamo qui questa scrittrice che io non conoscevo, l'ho conosciuta poco fa, e verso la quale dobbiamo essere grati perché innanzitutto ha studiato la vita della baronessa che spesso è stata dimenticata, mentre diciamo, noi cerchiamo con la tela umbra, ma come cittadini di Città di Castello, di ricordare sempre tutte le azioni positive che ha fatto questa donna insieme al marito. E io colgo l'occasione proprio per invitare tutti i tifernati a diciamo, cercare di ricordarla, ma ricordarla non soltanto nei giorni stabiliti o quando c'è qualche occasione, ma di ricordare, di studiare nelle scuole soprattutto, perché quello che ha fatto il barone e quello che hanno fatto la baronessa per l'Alta Valle del Tevere agli inizi del Novecento è qualcosa di straordinario. Una nuova impresa letteraria dedicata ad Alice Franchetti, nata alla fine dell'Ottocento, scomparsa prematuramente nel primo ventennio del Novecento. Donna la cui personalità forte e carismatica, dagli alti ideali, la rendono ancora oggi attualissima. Sono molto felice di coordinare la presentazione del libro di Alba Scaramucci su Alice. Come Villa Montesca noi abbiamo una missione che è quella di far conoscere Alice, il barone Leopoldo, nel mondo e quindi siamo molto contenti quando possiamo fare rete con altre possibilità che permettono di diffondere la cultura educativa, l'innovazione educativa di Alice. Il libro di Alba Scaramucci interviene molto anche nel ruolo di Alice come educatrice e la figura di Alice descritta a Villa Montesca prima e dopo la Montessori. Possiamo dire insomma che Alice, come scrive anche l'Alba Scaramucci, è un po' la talent scout del metodo Montessori. Alba Scaramucci è nata a Terni, si è laureata in lettere moderne all'Università degli Studi di Perugia, è stata parlamentare eletta in Umbria per 3 legislature e ha pubblicato diversi volumi. Adesso si è cimentata in questa nuova sfida. Alice è una figura che va al di là delle dimensioni anche nazionali. È una donna di cultura cosmopolita, come tutti sanno, che è vissuta tra America, tra Europa, l'Italia, quindi è una dimensione di donna che appunto assorbe su di sé tante realtà e tante culture. Per me Alice oggi continua ad essere di grandissima attualità, anzi oggi più che mai direi. Sappiamo tutta l'abnegazione che Alice insieme a Leopoldo hanno portato avanti per migliorare le condizioni della gente più umile, soprattutto delle classi sociali più deboli, in particolare quella contadina, a cui si rivolgevano nella logica di voler creare per loro delle condizioni affinché migliorassero la loro vita e fosse affermata la loro dignità. Non è un caso che a questo si ricollega anche la grande importanza che hanno dato all'educazione, che dicevano è la migliore cosa che possa esistere. Le scuole rurali che conosciamo, Montesca e Rovigliano, ne sono un esempio, ma non soltanto questo, pensiamo alla tela umbra, alla qualificazione profonda che ha cercato di realizzare anche in questo campo utilizzando e soltanto utilizzando donne che erano contadine, che erano bucatare, che erano donne nubili e quindi un'impresa, anche una concezione molto innovativa dell'impresa, era un'imprenditrice Alice e questa innovazione l'ha saputa portare anche nel modo in cui ha impostato il lavoro della tela umbra, che è stata una grande realtà e continua a essere ancora una grande realtà.